sindaco, una città che aspetta la notizia che è costernata. Ma non è questo il tavolo da cui attendere notizie, questo è un comitato fissato 10 giorni fa che ha all'ordine del giorno la situazione della sicurezza in città e la direttiva Salvini. Qua si fa un grande lavoro ordinario, quindi non è questo il luogo in cui bisogna attendere risposte su chi ha ferito Noemi, che cosa è accaduto e dove sono i responsabili. Questo va chiesto a chi sta facendo investigazioni, quindi l'autorità giudiziaria da una parte e le forze di polizia dall'altra. Invece oggi abbiamo fatto il punto sulle tante cose che si sono fatte e che si stanno facendo con le forze in campo, che sono quelle che sapete, sempre le stesse. Quindi non c'è un'emergenza e c'è la solita richiesta, questa è la mia posizione, di avere una maggiore presenza delle forze di polizia, una risposta più rapida da parte di tutte le articolazioni dello Stato. Questore ha detto che i soldi a bilancio in questa finanziaria ci sono, però insomma ancora un altro episodio, un'altra tragedia, insomma questa città sta vivendo un momento dal punto di vista della criminalità molto molto difficile. Guardi, dobbiamo tenere separato, perché la vicenda di Noemi è di una gravità tale che non può essere inserita in un fatto statistico. Quando si colpisce una bambina, può essere pure l'unico caso che accade in un anno, è un fatto inaccettabile, a Napoli come in un'altra parte del mondo. Statisticamente parlando, Napoli non è in emergenza, perché ha meno reati di Roma, meno reati di Milano e molto meno fatti gravissimi che accadono in tante città del mondo. Le forze di polizia che lavorano sul territorio sono professionalmente attrezzate, la città di Napoli ha scelto, quindi non è una città ripiegata su se stesso, ma non mi riferisco solo a Piazza Nazionale, mi riferisco all'energia che c'è in città, che non è l'immagine di Piazza Nazionale della vicenda di Noemi. Quindi questa città ha scelto la cultura, ha scelto l'orgoglio della partecipazione, ha scelto il riscatto. La nostra amministrazione ha fatto un altro lavoro che non so in quante altre parti d'Italia si fa, cioè ha rotto i legami tra camorra e politica, ha rotto il sistema collusivo, si lavora in grande sinergia, come potete vedere a questo tavolo, da tutte le forze istituzionali. Insomma, a Napoli c'è cooperazione istituzionale, partecipazione popolare, tutti si stringono attorno a questa famiglia. Quello che un po' manca, ecco, se devo essere sincero, una risposta un po' più rapida da parte di quelle articolazioni dello Stato, che quando accadono fatti di questo tipo a quelli devi chiedere, perché non è che puoi chiedere al cittadino, insomma, di intervenire su quelle vicende. Poi il bilancio, lei giustamente ha citato i bilanci. Il bilancio, mi verrebbe da dire che lo Stato deve investire di più sul tema del terzo settore. No, recentemente leggevo una bella indagine dell'Avvenire in prima pagina. Se tagli al sociale non è una bella operazione, perché se tagli pesantemente come tagli agli enti locali potrai assumere meno assistenti sociali, meno maestri di strada, meno educatori. Allora, chiaro, questo non è la risposta alla vicenda Noemi, perché non c'entra niente da questo punto di vista, ma alla lunga quello può essere un elemento rischioso per una comunità che non è solo Napoli, ma qualsiasi comunità del nostro paese. Lei è un ex magistrato, il ministro Salvini ha parlato di 1000 sentenze che aspettano un'esecuzione penale. Il questore degli ESO ci ha detto che sono 12.000. Ogni sentenza potrebbe colpire in media 2 persone. Ci sono 24.000 persone a Napoli in media che dovrebbero essere arrestate e non lo sono. Beh, questo non è un tema di avere la... essere stato il primo a segnalarlo, ma lo sto dicendo da parecchio tempo, il numero è esattamente superiore ai 12.000, cioè significa che siccome ogni sentenza passata in giudicato mediamente c'ha pure più di un condannato, ad occhio possiamo dire che abbiamo 20.000 persone che dovrebbero stare in galera e vanno a piede libero. Ecco, è questo che il sindaco di Napoli, credo, dopo che da 8 anni amministra questa città, avendola portata anche insieme ai napoletani in vetta per la crescita culturale, ha il diritto dovere di poter chiedere allo Stato che almeno questa vergogna deve finire. Quindi, se è un problema di uomini, mandiamo gli uomini. Se è un problema di organizzazione, cambiate l'organizzazione. Se è un problema che non si lavora abbastanza, si lavori di più. Cioè, non spetta a me dire qual è la soluzione, perché purtroppo il magistrato non lo faccio più, altrimenti forse qualche soluzione mi veniva in mente. Sindaco, a questo tavolo oggi siete venuti con delle proposte particolari? Oppure... La cosa importante di Napoli, la cosa importante di Napoli, e abbiamo convenuto molto col prefetto, il questore, i vertici, le forze di polizia, che Napoli sta molto avanti nelle proposte, nelle analisi e nelle individuazioni delle cose da fare. Mo si parla tanto di ordinanze, per esempio, in questo momento. Napoli è stata la prima città che ha adottato una serie di provvedimenti. Quindi qua non è che c'è da prendere una decisione perché
come dire, cambiato qualcosa rispetto alla sicurezza della città. Qua l'unica cosa che è gravissima che è accaduto è l'episodio di venerdì, a cui noi dobbiamo chiedere ad altri, come dire, non a questo tavolo. Questo tavolo ha lo stesso livello di impegno, cioè H24 prima di giovedì, prima di venerdì e dopo di venerdì. Ad altri oggi noi chiediamo uno sforzo in più. Poi voi mi potete fare tutte le domande che volete e io risponderò, però voglio fare un elenco delle cose. Questa città, avendo non raramente ostruzionismo e ostacoli da alcuni palazzi dello Stato, perché noi in questi 8 anni ci siamo guadagnati da solo una serie di postazioni, primi per crescita turistico-culturale, tantissime energie, una vitalità che Napoli non ha mai avuto, investimenti che vengono da tutta Italia, da tutto il mondo, iniziative quotidiane. Questa è la Napoli che abbiamo costruito. Poi lo Stato, che ha tagliato fondi agli enti locali, non ci consente di assumere, non ci fa prendere maestri e operatori sociali che vorremmo, quando accadono queste cose che fanno parlare di emergenza Napoli, ma che non è un'emergenza Napoli, perché se vediamo i reati nel 2018 ne abbiamo avuti appena 8 nella nostra città, io chiedo allo Stato che tra le tante competenze ce n'ha una, che non la puoi chiedere al commerciante di Napoli, al disoccupato di Napoli, al giovane di Napoli, al parroco di Napoli o al sindaco di Napoli. È quello di individuare i responsabili dei reati, prevenire la commissione di reati, arrestarli se ci sono gli indizi, condannarli magari in tempi rapidi facendo le sentenze, evitando che vanno in prescrizione e soprattutto quando vengono condannati metterli in galera, perché altrimenti mettiamo in galera prima e non li mettiamo in galera dopo. Questa la faccio proprio una concezione, ma proprio terra a terra, la faccio da magistrato, da sindaco e da chi francamente oggi, anche interpretando il sentimento di questa città, perché il sentimento di questa città è di considerare chi ha fatto quel male alla bambina un nemico della città. E siccome la città si è schierata, io non ci sto a questa declinazione che Napoli è ripiegata, che Napoli non denuncia, che Napoli è rasa. Non è vero, questo è esattamente il contrario, perché se uno si fa un giro per questa città vede l'energia. Però quando accadono questi fatti io credo che noi abbiamo il dovere di chiedere di più. C'è stato annunciato dal Presidente, dal Ministro dell'Interno più volte centinaia di donne e uomini in più che non sono arrivati. I dati li abbiamo tirati fuori noi di questi provvedimenti che non vengono eseguiti, insomma ci sono degli aspetti che sicuramente ci farebbero in qualche modo sentire tutti quanti più soddisfatti se ci fossero risposte da questo punto di vista. Chiederete o avete chiesto maggiore controllo del territorio, operazioni stile alto impatto che possano dare le forze di polizia sono impegnate a una serie di operazioni che hanno già portato i loro frutti, come quella degli arresti dei presunti mandanti esecutori dell'omicidio, e altri ne faranno, sicuramente. Sicuramente io non faccio, però, come dire, con tutto nella vita mai dire mai, ma sicuramente non faccio il questore, non faccio il prefetto, non faccio manco più il magistrato, quindi magari le so perché ne parliamo qua. No, io chiedo, ma poi sono loro che decidono, e vi posso dire da quello che ho ascoltato questa sera che tutto mi sembra tranne che non ci sia quella giusta tenacia, voglia, motivazione di intervenire con forza sul territorio. Questo credo di doverlo dire, cioè c'è quella concretezza e quella concentrazione adeguata per dare le risposte, e credo che anche sul tema delle indagini si stia facendo sicuramente un buon lavoro, però questo non spetta a me fare considerazioni.